Oggi siamo ad Alezio e siamo in un territorio pieno di verde, bellissimo. Ehi, ciao, ciao. Questo è per te. Che meraviglia, grazie di cuore, che splendore. E se siamo ad Alezio in un posto incantevole, non possiamo che essere dall'amica Antonia. Grazie. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tutto grazie per questo dono meraviglioso. Guardate che si abbinano bene oggi. E perché le mie piante, vedi, alla fine ne fanno tantissime, quindi le regalo a chi viene. È sempre un piacere. La natura. La natura meravigliosa. Antonia, grazie di cuore. Grazie. Lui chi è? Lui è... Vi posso presentare? Certamente. Io mi chiamo Lorenzo, sono un suo ottimo collaboratore. Resto qui per 4 mesi, quindi siete benvenuti se volete ridere e mangiare bene qui. Assolutamente sì. È vero. Allora, iniziamo questa vacanza con qualcosa da mangiare? Sempre. Certo. Ma qua non manca mai il mangiare, vero? No, non si muore di fame qui, assolutamente. Già tu vedi gli alberi con tutti i frutti. Ecco, già la natura ci regala delle cose squisite e buonissime. Se poi c'è la mano della nostra Antonia, la sua creatività, la sua maestria, il gioco è fatto. Questo non lo mettiamo in dubbio. Non lo mettiamo in dubbio. Oggi, per esempio, che cosa si mangia da queste parti? Che si mangia, Lore? Oggi c'è un risotto. Oggi vi abbiamo fatto un piatto leggero, proprio adatto per la dieta, così ci sentiamo pronti per l'estate. Immagino, vediamo. Che piatto è? È una sorpresa. Non si una sorpresa? Si vede, sì. Dai, diciamoglielo. No, dobbiamo vedere al momento, dobbiamo gustare. Peccato che non si possono sentire i profumi. Però io lo posso assaggiare. Tu devi assaggiare. Io devo. Perché devi confermare quello che noi stiamo dicendo. Dobbiamo dire dai, solo la verità. Dai, diciamoglielo, Loreme. Se no, entriamo in cucina. Io non glielo voglio dire. Io dico il primo, tu dici il secondo. Posso dire uno. Io dico il riso, tu. Ecco, io dico l'altra. Oggi vi facciamo riso, fave e pecorino. Riso, quindi fave abbiamo bisogno e pecorino. Eccolo qui, Lorenzo. Del fave, del pecorino e dei pelati. Quindi prodotti anche molto semplici, come sempre. E andiamo a tostare il riso. Ecco qui. Il riso che ho precedentemente lavato per togliere le impurità. Sì. Perché io senza lavarlo il riso non lo faccio mai. Quindi l'abbiamo semplicemente un po' sciacquato. Adesso lo tostiamo. Intanto mi sono fatto il brodo vegetale. Certo, un brodo classico. Antonia, questo piatto nasce come? Abbiamo detto tutti i prodotti dell'orto, come sempre, tutto quello che la terra ci regala e tutto quello che la terra ci regala nella stagione, perché è quello che preferiamo. No, soprattutto io seguo la stagionalità e poi sono i prodotti del mio orto. Quindi seguiamo, visto che siamo in una terra comunque ricchissima che ci regala sempre veramente tante delizie, tante prelibatezze, seguiamo proprio la stagionalità, sì, quello che la terra ci regala. Ma dovrebbe essere così, Isabelle, perché insomma nutrire il corpo con tutti i pesticidi che ci stanno in giro adesso, poi le conseguenze no, le vediamo. Il brodo vegetale. Ecco, e adesso ci aggiungiamo man mano il brodo. Il nostro brodo. Un brodo semplicissimo, vero Antonia? Semplicissimo. C'è il classico brodo vegetale. No, quello uguale agli altri piatti. Ormai abbiamo scelto quella linea. Questo invece è, cioè, ho fatto le fave a crudo. Ah, ok, spiegaci questa cremina di fave, è una cremina di fave? È una cremina di fave, praticamente le fave a crudo, perché una volta cotte ti cambia il colore, quindi ho messo le fave a crudo, l'olio extravergine, sì, un pecorino e proprio un pizzichino d'aglio e la menta. Proprio il classico, no? Che in genere si fa pecorino e menta, no? Fave, pecorino e menta, io l'ho fatto con l'aggiunta del riso. E lei semplicemente frullato? Frullato. Ah, ok. Tutto a crudo. Tutto a crudo, quindi non c'è niente di cotto, sono solo quegli ingredienti. Perché adesso poi lo vado ad aggiungere al riso e poi diventa, si cuoce là dentro, non c'è bisogno di cottura. Certo. Non mi piace le fave
una volta cotte cambiano completamente colore, diventano marroncine, non sono buone uguali, ugualmente, però il verde, si ossidano e diventano di un altro colore, invece giustamente le fave sono verdi, le nostre fave devono verdi, rimanere verdi. Io e sono, devono rimanere verdi. Sì, sì, a me piace poi conservare il colore. Beh, anche perché anche l'occhio vuole la sua parte, è importantissimo. Adesso che siamo a quasi a metà cottura, sì, e oltre, ci aggiungiamo, ecco, la qua cremina. La nostra cremina di fave. Ricorda gli ingredienti, Antonia? Fave? Fave, pecorino, menta e proprio una puntina di aglio, perché l'aglio è troppo forte come gusto e mi copre il sapore. Per non coprire, quindi ne mettiamo veramente pochissimo. Poi c'è chi non lo gusta. E se no non si mette, non certo, lo mette, se qualcuno non dovesse gradirlo. Lo mantichiamo con una bella crattina di formaggio. Ah, ecco, beh, giusto, giusto. Una piccola base per dare un colore. Ancora più colore. Senti, che cos'è quella base, Antonia? Questi sono i pelati, che vengono fatti con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Semplicissimo. Mm. Semplicissimo e gustosissimo. Naturalmente poi al pomodoro abbiniamo il basilico. Sì, lavato. Si sente dal profumo, devo dire, sento il profumo della menta, il profumo del basilico, si sentono veramente, sono belli, intensi e tra l'altro a me piacciono veramente moltissimo. Sono profumi d'estate, ecco, sono profumi veramente. Mamma mia, però il basilico, no? Mamma mia. Allora, ragazzi, mettiamo qua. Che profumo, Lorenzo? Si sente. Mamma, come si sente? Si sente il profumo delle fave verdi, speriamo delle nostre campagne. La tecnologia arriverà a far sentire il profumo a casa, ma... Che un conto è descrivere, un conto è poi... Noi possiamo essere anche bravissimi, no? A descrivere questo piatto, a descrivere questi profumi, ma vuoi mettere a assaggiarlo? Certo. Pronti? Via! Ecco qua. Perfetto. Che meraviglia. Adesso una leggera cratterina di pecorino. Lui lo racconta, vuol dire che lo ha già assaggiato? Al pranzo. Quindi vuol dire che lo conosci già. Ho fatto da cavia. E beh, giusto. Per essere sicuri. Lui ci ha dato l'ok. E questo è il nostro viso. E adesso andiamo ad assaggiarlo, Io non vedo l'ora, Vai, Isabel. Che fame. Visto il formaggio che si è sciolto, è diventato come una besciamella sopra, no? Però di pecorino. Antonia, questo riso è pazzesco. Pazzesco. Semplice. Com'è? Sento questo gusto incredibile, le fave si sentono tantissimo, anche il giusto per, non lo so, era quello, devo vedere bene, è sempre quello il nostro obiettivo, vero? Cioè far lasciare proprio il sapore di ogni naturale. Lorenzo, nostalgia. Antonia, io voglio comprendere bene veramente, siccome faccio da testimone, no, ovviamente i miei telespettatori, i nostri telespettatori si fidano moltissimo di me, quindi io devo essere obiettiva. No, secondo me gli piace molto e assaggia sempre, se lo mangerà tutto. Lorenzo, ma mi sa suo, che hai ragione. È suo, l'abbiamo fatto per lei, quindi è giusto. Antonia, beh, dai. Questo primo piatto è incredibile, ma grazie. Raccontiamo un pochino cos'altro ci hai preparato. Siccome abbiamo deciso di fare delle cose povere, di stagione, ma povere, infatti questa l'abbiamo chiamata la zucchina alla poverella. Che bella, come non fatta? C'è niente. C'è un soffritto di cipolla, poi con l'aggiunta delle zucchine tagliate piccole e poi una volta cotte viene condita con prezzemolo, aglio e aceto. Semplicissima. E poi devi assaggiarle.
Queste abbiamo fatto delle cipolle nostre, appena raccolte, gratinate al forno. Fanno benissimo le cipolle, tra l'altro. Queste invece sono una millefoglie di melanzane. Quindi melanzane alla griglia. Melanzane grigliate, fatte poi con pomodoro e formaggio dentro. Che belle, semplicissime anche queste. Poi è una pitta, la pitta di patate, la classica pitta di patate, che qua non deve mancare mai. No? No, no, questa... Però secondo me questa pitta va assaggiata. Merita. Lorenzo, non preoccuparti. E devi assaggiarla. Assolutamente l'assaggio. Devi assaggiare tutto. Certo, certo. Non ingrassi. No, no. Sono robe naturali. Assolutamente. Lorenzo, come viene se ne va, senza ingrassare. Vero Lorenzo? Anzi, me ne vado dimagrito. Perché mangi bene. Certo. Mangi bene. E poi abbiamo anche dei... questo è un formaggio fresco, la giuncata. Con anche quella molto salutare, devo dire, la giuncata. Sì. Anche nelle diete. Per cui ce la possiamo sempre questa la capra, esatto, che contiene meno colesterolo. Che bravo, bravo Lorenzo, è un esperto. Sì, sono tutti informati. E poi anche i dolci, come l'hai fatto? Questa ho fatto di base una semi caprese con l'aggiunta di crema con fragole e fragole poi sopra per le guarnire. E poi altri dolcini per chi, per tutti i gusti, insomma. I dolci delle spose. Che cosa vi devo dire? Che questa tavolata è bellissima, gustosissima. Questo cosa primo piatto. Assaggiare tutto, ancora? Tutto. Allora, Lorenzo, io non, con una tavolata del genere io non posso scegliere. Io devo assolutamente assaggiare tutto perché quello che regalano le mani della nostra Antonia, i piatti che vengono fuori dalla sua creatività e dalla sua bravura, sinceramente sono belli e buoni. Per cui noi adesso ci tratteniamo in questo bellissimo caldo pomeriggio di giugno e ci godiamo questo caldo pomeriggio di giugno, stiamo tutti insieme e mangiamo questi piatti gustosi, sani, chilometro zero e noi buonissimi, e chiaramente sale. Prepariamo le sedie, no Lore? Certo. Antonio, grazie di cuore, grazie verremo a trovarti sicuramente prestissimo. Grazie, alla prossima!